Allora, Festore 2012, oggi è lo stesso settembre, io lo dico sempre così almeno ci ricordiamo, e questo vale per i posteri, no? È giusto. No, se... devi collocarlo nel tempo, perché sennò poi non si sa bene quando abbiamo suonato, quindi no, ci piace che tu lo collochi nel tempo. Abbiamo suonato chi? Noi siamo i B-Folk, guardo in camera perché è giusto così. Bravissimo. E, però a questo punto io ho già finito quello che dovevo dire, cioè noi siamo i B-Folk, però la storia dei B-Folk la conosce meglio quest'uomo alla tua destra, anche mia destra, quindi per interposta persona farei parlare lui, anche perché è uno storico dei B-Folk, con lui sono iniziati. Cioè. Allora, raccontaci un po', innanzitutto il tuo nome e cosa, come sono iniziati questi B-Folk? Allora, a me tocca, io sono Francesco, sono fiatista dei B-Folk, sassofono e flauto. B-Folk nascono tanti anni fa, come tanti gruppi nascono in una cantina, in una taverna e in un circolino. Una sera ci siamo ubriacati, come tante sere succedeva, e abbiamo detto, ma facciamo su un gruppo. Erano gli anni in cui cominciava a prendere piede Davide Van de Sfrose, il folk in Italia cominciava un po' a avere, diciamo, il suo spazio, e abbiamo detto, ma proviamo a fare anche noi una cosa del genere. Tra quattro amici abbiamo creato questa prima formazione dei B-Folk, che dopo tanti anni, tante variazioni, tanti concerti, tante ubriacature, è quella che suonerà questa sera a Festoria. Senti, ma perché B-Folk? B-Folk, ma questo lo spieghiamo. È vero che voi magari l'avete già spiegato nel 2009 quando siete stati qua ospiti, ma rispieghiamolo, va, per i posteri sempre. Sicuramente ero ubriaco quando l'ho spiegato, quindi potrei non ricordarmelo io stesso, ma anche la gente che era giù l'ubriaca, dai, diciamo queste cose. B-Folk sta per essere folk, B-Folk, sta come B-Folky, quali siamo, e non c'è troppo da spiegare. Sta come folk di serie B, che è quello che sogniamo, perché non possiamo... Cioè, come B-side, come no? B-side. La parte seconda. Sì, sì, proprio quelli brutti che quando non c'è più niente da fare, c'è un lato B, allora ci metti B-Folk. Siamo anche il piano B, nel senso, manca qualcuno, metti B-Folk. Come è successo settimana scorsa, che comunque è stata una grande serata. Siamo stati il piano B-Folk e abbiamo fatto una grande serata in quel di Garbatola alla Festa Grande, che voglio ricordarla perché è stata una grande serata. Ok, se tornate qua a Festoria, cosa significa ritornare a Festoria? Ritornare, perché sai, esserci la prima volta c'è l'emozione magari della prima volta che uno c'è, ma ritornare, che cosa potrebbe significare? Non so se significa qualcosa, magari niente. No, beh, per noi sinceramente, che non, cioè io non sono di Saronno, però vedo che comunque questa festa è molto sentita. Noi siamo venuti qua nel 2009, è stata una bellissima serata che mi ricordo. La situazione si è un po' cambiata, ma comunque sicuramente sarà una bellissima esperienza anche questa sera. Ok. Cioè, io non ho capito una cosa, in tutti voi, ma l'Anna che cosa fa esattamente di... cioè, non sapevo fosse neanche nel gruppo dei B-Folk. No, infatti. L'Anna serve da bere. Esatto. Quindi avrà molto da fare, sappiate. La cameriera. È quella che lavorerà più di tutti noi stasera, figurate. Uno dei fulcri che io mi ricordo, è uno dei fulcri del festa. Dei B-Folk. Dei B-Folk. Vabbè. No, perché l'Anna poi dice non ci sono mai, adesso ci sei, sì, così ti impari, diciamo. Bene, però non sappiamo il tuo nome. Mirko. Francesco. Massimiliano, vabbè. Anna. Stefano. Perché il folk in Italia è... cioè dovrebbe ritornare di moda, perché è così attuale? Perché no? Basta, no. Sai quando uno ti dà una risposta che ti zittisce? Infatti, ma zittito mi sono girato da te. E io ti dirò, perché non il folk con un po' di rock come è il nostro, che è un po' contaminato? Anzi, meglio se tornasse di moda, giusto Milko? Perfetto, no, sì, non potevi dire di meglio. Grande, ti stimo. No, tornando al nostro genere, diciamo, sì, noi diciamo folk, ma non è il folk, diciamo, quello che uno può pensare come può essere il folk irlandese, diciamo, è molto più contaminato da altre, dal rock principalmente. L'ultima canzone in scaletta di oggi, qual è? Perché in genere, sai, la canzone d'apertura serve un po' per riscaldare gli animi, eccetera, eccetera. Ah, abbiamo trovato impreparati? No! Ah, no. Ah, perché c'è una grande storia legata all'ultima canzone, anche perché nasce qua la canzone, giusto Franz? Io sono entrato dopo nei B-Folk, nel senso ci suono da un paio d'anni, quindi questa è un loro pezzo storico, forse addirittura, se non il primo, quasi. È stato... Beh, il titolo? Sì. Strafossera.
Sottotitolo è Martedì e Semchuk 3D, il che torna alle origini dei B-Folk, torna a questa osteria che poi era il circolo strafossato di Saronno, posso dirlo? Sì, fatto sì, pubblicità, sì. Sì, mi pagano uno sponsor, fa niente. No, non ti paga niente nessuno, non ti preoccupare. Una birretta, poi parlo io con Christian. Vai. Allora, è il circolo strafossato dove ci trovavamo le prime sere a parlare, a discutere, a bere, uscivamo in stato che non sto a spiegare. Ci accorgevamo che era martedì, non è che fosse un fine settimana, per dire un sabato, un venerdì, che il giorno dopo si lavorava, non ce ne fregava niente. Noi uscivamo dal strafossato e poi diciamo è martedì e Semchuk 3D. Da lì nasce l'idea dei B-Folk, nello strafossato, nella nostra taverna dove ci trovavamo a suonare le prime volte, nasce l'idea del pezzo dedicato al circolo strafossato, perché è appunto quello che ci ha dato i natali, l'origine e i principi di cirrosi epatica. Sì, ma scusa, allora questa è l'unica cosa che si è capita per precisamente che Franz beve un casino. Perché sono io parlo a nome del gruppo, a quanto no, stai parlando a nome tuo, io loro non li ho sentiti, sì, che dicevano sta cosa. Ma cosa si fa, cosa si faceva al circolo strafossato? Perché io non è che me lo ricordo tanto bene, pur essendo dell'epoca. Che senso, cosa si faceva? Non lo so, cosa c'è, cioè, al circolo, cioè oltre a servire Bianchino. No, il circolo strafossato è un posto abbastanza storico della zona sud di Saronno, comunque ci trovavamo lì con gli amici, anche a mangiare, a bere, a giocare a carte, a chiacchierare, proprio senza... E a formare i gruppi, a tirar su i gruppi, diciamo, no? E a tirar su il gruppo, da lì è nata l'idea, da lì è nata la prima ispirazione di dire possiamo fare un qualcosa che... doveva teoricamente assomigliare a Davide Bantespros. Ok. Da lì poi è nata la formazione. Guarda che schile del Saronne. Mi hanno cattato, non sono, no. Ma difatti ogni 3x2 dovrei chiedervi che cosa. Cioè, un traduttore, perché io sono del nord, del nord Africa. Sono calabrese. Com'è stato il tuo inserimento allora all'interno del gruppo, visto che qua mi sembra folk e folk saronnese? È stato, ma guarda, è stato un po' come succede in tutti i gruppi. Loro avevano messo un annuncio, io ero in cerca di un gruppo, abbiamo fatto un provino, ci siamo... Non c'è nessun altro, allora no, sei rimasto l'unico. E praticamente mi sono presentato probabilmente solo io. Loro hanno detto, no, guarda, Fra, cioè dobbiamo... valutare bene, ne abbiamo sentiti 5 o 6, poi sceglieremo. Cioè, secondo me alla fine ero l'unico. Cioè, infatti, può capire. Anzi. Scena, certo, chiaro. Sono ancora cercando, sono ancora. L'ultima domanda: cosa c'è? Cosa ci sarà quest'anno di particolare nel vostro concerto di stasera a Festoria? Guarda, te lo vorrei dire se lo sapessi, ma non lo so. Probabilmente il batterista che no. Candido per la risposta. Vai. Non mi ricordo cosa devo dire. No, noi quest'anno a Festoria c'è la volontà di vedere ricrescere Festoria. Sappiamo che Festoria ha avuto parecchi problemi negli anni passati, negli anni precedenti. Si è dovuto ridimensionare, si è dovuto un po', come dire, rimpicciolire. Siamo contenti che vada avanti, siamo contenti che Festoria sia sopravvissuto nonostante tutto. Vogliamo essere anche noi partecipi della rinascita, della ricrescita, vogliamo invitare la gente a partecipare attivamente alla ripresa di Festoria, perché io personalmente, la penso tutti quanti nel gruppo e non solo, vorremmo rivedere il bel Festoria che era una volta, quando Piazza del Mercato era piena tra gente, bancarelle, stand, cucina e tutto quanto, e arrivavi il sabato alle 10 che non si poteva camminare. Spero sia così anche stasera, perché ci sono io sul palco, se permettete. No, benissimo, anzi con questo panegirico ti sei guadagnato il posto a Festoria 2014, forse, non lo so, adesso vediamo, almeno nei candidati. 2013 no, perché ovviamente non è che puoi fare due Festoria di seguito, cioè si sa mai che a dicembre andiamo tutti, ciao. Va bene, grazie mille a tutti allora. Grazie Anna. Prego. Grazie, ciao. Yeah.
Il piatto forte del sabato sera di Festoria sono gli Steady Mansion, che sono qui con me, anche se non tutti, perché sono un gruppo numerosissimo di 12-13 elementi. Attualmente 13. Poi 11 stasera, perché ci piace variare, siamo in formazione ridotta, no? Mm-hmm. Facciamo. Però saremo poi di nuovo 12, poi ritorneremo in 13, poi se nascono dei bambini non li porteremo a suonare, però potrebbe essere che venga fuori qualcos'altro, ma ci auguriamo che tutto questo succeda molto tardi. Molto. Intanto vi volete presentare? No. Allora, io sono Luca, il bassista del gruppo. Pensa te, il bassista del gruppo, sei importante allora, la colonna portante della ritmica. Io sono Sushi, il chitarrista ritmico del gruppo, importante quanto il bassista, anche se non sembra. Io sono quello che canta, mi chiamo Andrea. Io sono Giorgio, suono la chitarra. E io sono Laura, la corista. Cioè, la corista, la cantante, posso parlare? Perché corista. Allora, corista, corista è un po' riduttivo. Lei era la prima cantante, prima voce femminile, che sarà qua ancora per noi stasera, è l'ultima data prima della sua partenza, quindi sarà una serata speciale dedicata a lei. E vabbè, basta. Dove vai di bello, Laura? Fa parlare Laura un attimino, siete già tutti maschi. Laura, dov'è che vai di bello? A fare che cosa soprattutto? Diffondere la cultura del rocksteady. Andrò a diffondere la cultura del rocksteady lassù nel nord della Germania, a Brema. Amen, sorella. Amen. Dove ci sono i musicanti di Brema, tra l'altro? A questo punto mi chiedo se sei il gallo. Vabbè, no, questa è un'altra domanda. Io sono l'asino, sì. L'asino? Aspetta, ridilla la camera. Io sono l'asino, sempre. E beh, allora, noi dobbiamo anche presentare il gruppo per dire che cosa, che musica fate. Sì. Rocksteady. Perché la gente normale non sa che cos'è la Rocksteady. No, però la gente normale, se leggi i giornali, non sa neanche qual è il nostro nome, perché in genere lo sbagliano. Quindi ci chiamiamo Steady Mansion, scritto in un modo Steady con la Y, Mansion, ma non si dice così. Facciamo lo spelling. Sì, vabbè, poi faremo lo spelling. E facciamo Rocksteady, che è il precursore del reggae, che è un genere che è durato 2 anni in Giamaica, poi si sono tutti rotti le scatole, non hanno più suonato, sono passati al reggae, ed è venuto dopo lo ska, che era quello che era il precursore del rocksteady. E facciamo anche un po' di ska perché tira. Perché tira? Ma scusate, visto che l'hanno fatto per 2 anni e poi non l'ha fatto più nessuno, perché voi volete insistere in questa cosa? C'è la risposta. Chi la sa la risposta? Lui ha la risposta. Perché un grandissimo cantante giamaicano, che era Derrick Harriott, disse una volta. Aspetta, questa la sapevo. Ask any Jamaican musician and they'll tell you the rocksteady days were the best days of Jamaican music. Che tradotto in dialetto. No, vuol dire, chiedi a qualsiasi musicista giamaicano e ti diranno che i giorni del rocksteady sono stati i migliori giorni della musica giamaicana. Quindi noi ci siamo fidati e abbiamo detto, boh, speriamo facciamo che sia vero, se no anche siamo noi. John, mi aggiungi? Io mi sentirei di completare la risposta dicendo che il rocksteady, tra le musiche che sono venute dopo il calypso giamaicano, è quello che più risente delle influenze del soul americano. Quindi ci appartiene, perché alla fine la musica che si ascolta, che si studia ai giorni nostri, è tutta musica di matrice afroamericana. Il rocksteady è la musica giamaicana che più ricalca le attitudini del jazz e del blues in generale. Ed è solito essere così in tanti in questo tipo di musica? Sì. Almeno dipende poi dalle formazioni e dalle varie influenze, però diciamo che ci sono molte big band, soprattutto con più fiati, per dare più spazio agli arrangiamenti e anche ai cori. Ma a questo punto ci starete tutti sul palco di Festoria? Cioè, siete tantissimi. Se fossimo tutti come me ci staremmo benissimo. Però ha risposto lui. Però no, gli strumenti avranno un volume specifico. Sì, però anche stare tutti vicini nei spazi piccoli ti permette di creare più groove, più scena, perché anche l'aspetto scenografico è importante per tirare in mezzo il pubblico, per coinvolgerlo. Persone isolate in palchi enormi, una di qua, una di là, sembra tutto come molto freddo. Questa è una critica velata agli altri gruppi, no, di ai palchi grandi. Ma noi non critichiamo nessun altro gruppo, ci mancherebbe, ognuno fa il genere che gli piace, che si merita, con gli spazi che vuole. Con gli spazi che vuole, sì, noi non siamo presi male. Spazi che capitano, perché vuole, spazi che capitano.
Esatto, quindi vabbè, facciamo quello che ci piace negli spazi che troviamo. E quindi vi mettete tutti davanti, tutti stretti, tutti vicini, no, al pubblico per fare un tête-à-tête? Se il pubblico volesse venire a creare ancora meno spazio sul palco, è invitato a ballare assieme a noi. Quindi possiamo salire sul palco? Certamente. Pubblico di festa. Solo se sapete ballare, però. No, decentemente. Questo però non è giusto. Almeno decentemente quanto ballo io. Non è giusto. Indie per cui. Ah, vabbè, allora ti ho visto ballare, Sushi, esatto. Lasciamo perdere. Sushi sculetta, io non sculetta. Balla, lui sculetta, proprio avanti, indietro, su e giù. Quindi solo ragazze a ballare sopra il palco, perché se devono ballare come ballo io. No, avevo detto che devono ballare meglio di come balli tu. Ah, beh, allora meglio ancora che siano ragazze, se ballano persino meglio che io. Ma la discussione sta diventando un po' troppo seria. Io direi di abbassare un attimo il livello. Tu, tu come balli? Io ballo. Io non ballo, mi sa. Ma tu hai la mossa secondaria. Ah no, io faccio perché ci sono anche dei. C'è un modo di ballare lo ska, soprattutto perché lo ska è il genere dell'indipendenza della Giamaica, avvenuta nel 65, se sbaglio, no, negli anni, prima se anni sbagliato 60. Lo tagliamo. Wikipedia. Vabbè, al Wikipedia. Massimo dopo il capo mi tirerà le orecchie. Comunque era un modo per liberarsi dall'oppressione dei colonizzatori, quindi si sono sfogati ritornando un po' delle movenze molto, diciamo, quasi rituali, quasi tribali. Non so, tribali più che rituali, sì. E quindi sono dei movimenti semplici che poi vedrete sul palco, perché il nostro trombettista è un grande cultore del ballo ska e rocksteady e vi farà vedere. Bene, quindi anche lezioni di ballo a gratis, decisamente sul palco. Sì. La vedo dura ballare in tutto quel piccolo spazio, però va bene, vedremo. Sta la competenza del singolo musicista di riuscire a eseguire la sua parte strumentale contemporaneamente a quella coreografica, giustamente. Laura, ballano bene? Alla fine? Guarda, io sono l'ultima a dover parlare, mi spiace tanto. Perché? Ma non è vero. No, ma tu che sei ragazza. Appunto. No, ma no, guarda, ce la caviamo. Suonano, no, se suonate bene lo sappiamo, suonano bene. Quella sono i nostri preferiti. Sì, sì, suonano benissimo. Ci piace un sacco. Anche te sei la tua preferita. Siamo i nostri preferiti tutti insieme. Cioè, siete non solo la parte del gruppo, ma siete anche il gruppo che preferite. Sì, certamente. Chiaro. Io ascolto me stesso ogni giorno in macchina, mi ho come suoneria del cellulare, mi canto sotto la doccia, certamente. Sì. No, va bene. Volete andare sul delirio? Perché ho visto che avete portato anche questo, che non è Coca-Cola, ma è vino. No, primo, questo l'hai portato tu, perché sei un ubriacona e non devi dare a noi la colpa, primo. Poi sembriamo dei cattivi ragazzi. Esatto, come se noi fossimo dediti a certe pratiche che tolgono la lucidità mentale. Secondo, era perché il tavolino arancione era molto interessante e ci sembrava giusto valorizzarlo. È molto bello. Infatti il tavolino marrone credo che me lo porterò a casa, tanto ormai hai detto al pubblico di Piero da Saronno che è roba mia, quindi adesso me lo porto via io e tu hai il tuo vino e dici ciao. Beh, ti inseguiamo dietro la telecamera quando loro non vedono, nessun problema. Ah, l'hai ammesso che è tuo, l'ha ammesso, hai sentito che l'ha ammesso? No, ma non è suo il tavolino. Il tavolino. Va bene. Bene. Venite a sentire Lista Dimension stasera a Festoria, non mancate perché sono veramente bravi, dalle 10:30, col ballo, il ballo rocksteady, il ballo rocksteady, chi suona bene, chi suona meglio, chi dice le barzellette, chi parte, chi resta, ciao da Festoria. Settembre 2012, Festoria, ancora 19ª edizione. Siamo qua per raccontare una storia un po' particolare qua nelle bancarelle, diciamo, no? Gli artigiani che producono opere che ognuno può vedere, può ammirare a Festoria. E siamo qua per raccontare una storia un po' particolare, quella di Maurizio e Claudia, che sono qua alla mia sinistra, eccolo, Maurizio, Claudia e Isabella, che ci abbiamo qua anche. E io lo farei raccontare direttamente a loro. Innanzitutto, come vi siete conosciuti? Parto io. Certo. Fai il cavaliere. Allora sì, noi ci siamo conosciuti praticamente 2 anni fa, proprio qui a Festoria.
io con il mio banco montato e la Claudia che arrivò in questo festival con la sua macchinina che mi ha parcheggiato praticamente sul banco, la, sì, la quale poi apre la porta, scende la nostra Kaya che era piccola, aveva 3 mesi, gira intorno al banco, mi fa una bella pipì vicino e questa è stata la grande conoscenza. Adesso è 2 anni che siamo assieme. Contenti comunque e contenti di venire ogni anno a Festoria a festeggiare l'anniversario. E quindi vi siete conosciuti e quindi questo è il secondo anniversario che festeggiate assieme, nel senso, sì, proprio esatto. Festoria è la... Sì, ok, esatto. Molto interessante, molto bene, molto bene. Raccontate un po' di quello che fate con l'artigianato, insomma, chi fa che cosa, cosa fate, prego. No, no, vai tu, è lui, l'artista principale è lui. L'artista principale è lui perché fa delle lavorazioni con la pelle, quindi fa dei portatabacchi, fa delle scarpine di pelle, delle borse. Io faccio un po' di bigiotteria e poi abbiamo anche un po' di artigianato, sì, e poi abbiamo anche un po' di artigianato che acquistiamo, insomma, nei nostri viaggi, ci capita anche di acquistare qualcosa. Girate, come funziona la vostra estate? Cioè, nel senso, Festoria è alla fine dell'estate. Eccola qua, una delle piccole due, eccole qua. È Kia, ok. Kira, scusate. Ma come funziona la vostra estate? Nel senso, adesso Festoria è alla fine dell'estate, no? Ma prima cosa è successo? Prima praticamente si parte, diciamo, dalla fine di marzo ai primi di aprile con vari festival che ci sono in giro per l'Italia. Noi ci muoviamo quest'anno col camper, prima ci muovevamo in macchina, quindi quest'anno molto più comodo. Sì, quindi possiamo fare festival di lunga durata, comunque come Festoria da 4 giorni fino a 10-15 giorni, un po' ovunque dove ci sono. Nel frammezzo ovviamente viviamo accampati nei festival proprio, sì, perché comunque non è che ti muovi, monti e smonti tutti i giorni, quindi stai qui, vivi con la gente anche del posto, con gli organizzatori. Un po' praticamente viviamo proprio il festival dall'interno comunque, quindi forse facciamo proprio parte anche noi del festival con la coreografia del nostro banco, non solo noi, comunque tutti gli altri ragazzi che hanno le bancarelle vivono comunque tutti alla stessa maniera. Sì. Voi siete qua a rappresentare, diciamo, tutti gli altri, poi magari le parole le facciamo anche con gli altri, ma era così per... ma giusto per sapere, no? Perché Festoria alla fine è un evento abbastanza unico a Saronno, nel senso che c'è solo questo, no? Vabbè. C'è anche, c'è anche qualcos'altro, però diciamo nel suo genere sicuramente è unico come cosa, ma da sempre, ecco, ma... Che cosa c'è di diverso di Festoria rispetto a qualche altra festa che voi avete visto girando? Ma dunque, il mio punto di vista è che Festoria è un festival, non lo so, particolare, c'è un'attrazione strana, o forse uno perché ho conosciuto la Claudia. Questa è l'attrazione. Poi comunque anche voi dell'organizzazione, persone meravigliose, accoglienza bellissima. Sì. E poi anche abbiamo seguito un po' gli eventi di cosa vi è successo a voi e forse questo anche è una cosa che da parte nostra fa sì che dobbiamo essere nel Amici. Festival, sì, far parte della grande famiglia. Sì, no. Poi penso anche che è uno degli ultimi festival dell'estate comunque, perché almeno su per il nord, perché tra un po', cioè, di festival di sera non ci sarà più niente, quindi è un po' una chiusura anche di tutta l'estate del lavoro estivo, diciamo. E quindi è bello comunque venire qui a Festoria. Poi a me piace anche il nome, Festoria, sì. Un po' festa, un po' storia. Sì, un po' festa, un po' storia, è vero? Sì, sì, sì. Isabella, tu che ci fai qua? Domanda bruciapelo così. No, questa sera sono passata per caso. Però anche noi, io e mio compagno, facciamo anche noi bancarelle. Abbiamo sempre fatto, almeno l'anno scorso, Festoria, sempre facendo la bancarella, e lui da prima di me facendo bancarella qui. Io, vabbè, faccio macramè, braccialetti, collane, bigiotteria in generale, anche lui cuoio, cose di questo tipo.
Ma come viene la passione per fare una banca? Cioè, uno si scopre che sa fare queste cose, come fai? Non so, tipo tua nipote ti dice fammi una collana, tu dici cavolo, mi è venuta benissimo questa collana, allora ti metti a fare collane, non lo so, ti chiedo. No, più o meno, cioè tipo da sempre che faccio, cioè da quando sono piccolina, che mi piace fare artigianato, più o meno, insomma, cose di questo tipo. E poi quando vedi che c'è mercato e si può lavorare, lo fai. Cioè, più che altro proprio per non stare sotto padrone, sotto al lavoro di sempre, quindi per cambiare vita più che altro. E sei più libero. Sei più libero, conosci più libero. Sì. conosci luoghi, persone, eventi diversi, situazioni diverse, quindi è anche un modo per, non so, essere più aperto anche a quello che comunque il lavoro può essere la vita. Ritornando, è un po' festa, un po' storia, dicevamo, no? È un po' festa, un po' storia. La festa è là, la storia è anche qua. Raccontateci qualcosina ancora della storia. Cioè, cos'è che è successo quella sera? Quella sera mitica in cui ci siamo conosciuti. Allora, teoricamente io, cioè, la festoria cominciava il giovedì, come sempre, no? Io il giovedì ero impegnata, il venerdì sono rimasta bloccata tipo 3 ore in tangenziale, quindi a un certo punto erano le 6, qualcuno mi diceva guarda ci sono 30 km di coda, quindi alla prima uscita sono ritornata a casa e il giorno dopo dico vabbè, il sabato dico vabbè, vado alle 2 così sono sicura di non trovare, quindi arrivo qui che sono circa le 3, lui era parcheggiato all'entrata con tutto già montato il suo banco, io sono arrivata con la mia Fiesta ventennale e gli ho quasi parcheggiato in effetti sopra il banco. Sono scesa e mi sono trovata davanti sto cappellone così e mi sono presentata, ciao Claudio, ciao Maurizio, e gli dico senti ma non sai dove è Chiara, devo capire dove mettere giù il mio banco. Ah ma puoi metterlo lì, no? E io fra me dico ma cioè, che tipo, cioè un'organizzatrice, cos'è? Certo. Puoi metterlo lì. E nel frattempo la mia cagnolina che adesso ha 2 anni, Kaya, quella nera, quell'altra, ha fatto il giro del suo banco, gli è andato proprio davanti a lui, si è messa giù e gli ha fatto una bella pipì così. E io sono corsa dietro, ho preso Kaya per il collo e Kaya vieni via, perché gli ho detto guarda scusami, lui era un po' no arrabbiato, non ho niente ma un po' così, no? Gli dico al cane vieni via perché cioè guarda che burbero questo qua, certo. No? Un po'. Porto via il cane e poi vado da Chiara e Chiara teoricamente dentro al bar, gli dico ciao guarda la macchina là, senti ma dove metti? Ma mettiti là di fianco a quello lì. E fra me dico cioè, aveva ragione, no? Torno indietro e allora lui mi dice no niente parcheggio, lui arriva sul mio banco e mi dice hai visto che eri qua, no? E io sì, facciamo 2 chiacchiere e io gli dico gli ho detto io sono Claudia e lui mi dice io sono sempre Mauri, ci siamo presentati prima. Insomma da lì è partita insomma un po' una richiesta sempre ogni 10 minuti da parte mia, perché io cominciai a montare il banco e senti scusa hai un cacciavite, senti scusa hai questo, scusa hai una lampadina, senti scusa ma poi com'è andata a finire, nel senso noi vogliamo sapere poi com'è andata a finire che io avevo una piccola Fiesta, lui aveva un grande doblò, è andata a finire che alla 1:30 di notte, le 2 quando tutto si è chiuso, io non avevo voglia di farmi 50 km per tornare a casa e io gli dico senti scusa ma il doblò è tuo? E lui mi dice sì, gli dico guarda io se mi ospiti dormirei nel retro del doblò. No, lui sì, io sapevo che lui dormiva davanti e gli dico guarda io se vuoi dormirei nel retro. Abbiamo del doblò. Il problema è successo che poi lui invece ha preparato una specie di letto matrimoniale, io ero un po' cioè fra me dicevo ma questo è fuori, ma cosa si è messo in testa, no? Lui è anche un timido comunque, deve aver capito, e allora mi ha guardato e mi ha detto no guarda faccio così solo perché almeno siamo più comodi, e lei è Kaya che allora era piccola. E niente, da allora siamo qua, siamo assieme, è nata questa storia
e basta. E lei è cresciuta anche. È cresciuta decisamente, decisamente. Però è rimasta sempre un po' birichina, diciamo. Sì, sì, va bene. Sì. Lui è anche lui un veterano. Nel frattempo sono arrivati i testimoni, diciamo. Il tuo nome? Zambo. 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 È difficile anche da dirsi. E cosa fai, Zambo? Se ho pronunciato giusto. Bancarellaio anch'io. Artigianato in cuoio fatto a mano. E bigiotteria varia. Come sei arrivato a Festoria? Come l'hai conosciuta? Tramite amici per provare, per vedere come era la cosa, e ci è piaciuta e siamo ritornati. Ecco, questa è la buona cosa, che quando si conosce Festoria si ritorna, ecco. Assolutamente. Ci vediamo il prossimo anno, è il ventesimo anno, terzo anniversario. Ora cominciamo a contarli così, magari lo mettiamo anche sul cartellone, va bene? Okay. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao.